Sì, forse questo è il momento più opportuno, visto che qui non c'era, perché è un momento storico molto particolare, come voi sapete, in quanto la crisi economica che già c'è, ma che si profila anche nell'immediato futuro, sia a causa della pandemia che ci portiamo dietro da 2 anni e mezzo, sia a causa della guerra economica che è scaturita dal conflitto che è in corso in Ucraina, con tutte le conseguenze in materia di rincari di fonti di energia, di generi alimentari e di quant'altro, praticamente tutto ciò che è sul mercato può portare, può essere un incentivo al ricorso a forme di finanziamento illecito. E quindi noi, ma voglio dire le associazioni di categoria e le Caritas ci poniamo come interlocutori, non solo, ma si cercherà anche di informarli che ci sono anche dei fondi per coloro che denunciano questi reati, fondi dati dallo Stato, e quindi è opportuno che lo sappiano. Abbiamo coinvolto anche gli ordini professionali, gli avvocati commercialisti e psicologi, perché gli avvocati commercialisti sono addentro la vita delle imprese, la vita delle famiglie, quindi conoscono la situazione e possono anche dare loro un supporto tecnico. Quindi, prefetto, come si concretizzerà questa sorta di patto? Si concretizzerà con dei punti di ascolto che ci saranno presso le tre Caritas per quanto riguarda le famiglie e presso le associazioni datoriali per quanto riguarda le imprese. Ripeto, ci sarà anche la possibilità di avvalersi della consulenza dell'ordine degli avvocati, dei commercialisti e anche di quella degli psicologi, perché sapete bene che coloro che sono sotto estorsione, sotto usura, sono in una situazione di particolare stress e quindi l'ordine dei psicologi ci ha assicurato anche la sua vicinanza. Che incremento hanno avuto questi fenomeni con la pandemia, perfetto? Guardi, non glieli so quantificare perché voi sapete benissimo che sono reati sommersi e nessuno parla. Come dire, lo scopo di questo è proprio quello di, speriamo, di far emergere queste situazioni. Ma se lei mi chiede una quantificazione, se dovessi farlo sulla base delle denunce, sapete bene che sono pochissime. C'è una stima sulle imprese più a rischio, sui settori più a rischio, se sono più a rischio le imprese piccole e le imprese grandi? Beh, come potrei immaginare, soprattutto le imprese piccole perché hanno una ridotta capacità economico-finanziaria e in un momento di crisi sono le prime ad essere lese. E quindi è evidente che sono, a mio parere, le imprese piccole, però lo scopo di questo è anche quello di avere una cognizione dal di dentro del fenomeno, quindi da parte delle associazioni datoriali, delle associazioni di categoria, capire come stanno le cose. D'altronde qui ci sono tutte, quindi potrete anche sentire loro il loro punto di vista che è molto più specifico.